Pari dei Paci, questa mattina presentazione del progetto Eureka, di che cosa si tratta? Mettiamo al centro l'università, i ragazzi. Noi come giovani democratici non possiamo guardare ancora al mondo universitario come se fosse qualcosa di totalmente esterno alla politica. Chieti deve parlare al mondo universitario, non deve farlo per meri fini elettorali, anzi, deve guardare alle generazioni future. Per questo abbiamo deciso di intraprendere un discorso con le realtà associative studentesche, in primis sui temi con i ragazzi dell'Associazione 360, per creare questo piano di proposte. Il piano di proposte Eureka prevede appunto la prima proposta, la creazione, la creazione del consigliere, della figura del consigliere universitario aggiunto, quindi l'inserimento del presidente della consulta degli studenti all'interno del consiglio comunale, un modo per dare voce ai ragazzi dell'università all'interno delle stanze del potere, e il secondo è un piano trasporti che parte appunto dal modello D'Annunzio, quindi dal miglioramento della viabilità tra Chieti e Pescara, tra i due poli dell'università, e che poi speriamo di poter estendere a tutto il piano regionale. Sì, sono problemi da molto tempo sentiti e dibattuti. Assolutamente, dobbiamo renderci conto che la vita universitaria si vive per il 70% fuori dalle stanze dell'università stessa, quindi migliorare la condizione di vita degli studenti significa innanzitutto migliorare la vita fuori dall'università, dare la possibilità agli studenti di muoversi nella nostra regione, di vivere la nostra regione appieno e farlo garantendo a loro la possibilità di vivere bene fondamentalmente, di non trovarsi come corpi esterni all'interno delle nostre città. Questa mattina presentazione del progetto Eureka su temi abbastanza sentiti per quanto riguarda la città e anche gli studenti. Esatto, sì, questa mattina siamo qui a presentare una proposta che abbiamo elaborato in collaborazione con i ragazzi dell'Associazione Studentesca 360 Gradi. Con loro vi è stata sinergia durante questo periodo di lockdown nel quale ci siamo in qualche modo organizzati da un punto di vista, ecco, per mezzo di strumenti e piattaforme digitali che ci hanno permesso di elaborare queste proposte. È una proposta che riguarda il piano trasporti e che quindi pertanto diciamo, pone come interesse comune quello di andare ad apportare dei benefici a questa categoria di giovani, per l'appunto gli studenti universitari, che vivono le città di Chieti e di Pescara, e pertanto ci siamo fatti portatori di interessi comuni affinché ci siano delle connessioni dal punto di vista logistico che possano collegare queste due città nei quali sono situati i campus dell'Università d'Annunzio, poiché si tratta di città dinamiche e funzionali e che pertanto sono diciamo, frequentate dagli studenti perché ospitano i maggiori servizi. Vi è stata assoluta collaborazione sia tra, diciamo, da parte del mondo politico, della giovanile politica e quindi dell'associazione studentesca, e speriamo che questo sia, diciamo, il primo passo per poter unire queste due realtà che di fatto sono portatori di un unico interesse. Quindi siamo ripartiti da qui. Abbiamo anche, ecco, allargato l'orizzonte sul territorio della provincia di Chieti, tanto che vi sono già state ulteriori e nuove adesioni da parte di giovani e giovanissimi ragazzi, e in cantiere abbiamo naturalmente anche delle proposte per quanto riguarda il territorio diciamo periferico, e quindi quello che riguarda la provincia, i territori della provincia di Chieti. Abbiamo fatto quello che una comunità politica giovanile deve fare, ovvero ascoltare, studiare, capire e cercare di intervenire. Dai Giovani Democratici e Associazione 360 Gradi insieme per delle proposte per migliorare la vita degli studenti. Certo, finalmente riusciamo a coniugare le problematiche universitarie con l'esperienza e la volontà politica, appunto, di porre al centro le questioni generazionali. Siamo riusciti a costruire questa proposta, Eureka, che comprende all'interno due temi fondamentali: la proposta appunto di avere in consiglio comunale la presenza di un consigliere studentesco e la volontà di rimodulare la problematica dei trasporti al fine di migliorare la vita degli universitari nella zona di Chieti e di Pescara. Sono proposte che a noi giovani democratici, anzitutto, è un ringraziamento che facciamo nei confronti delle associazioni studentesche, che finalmente riusciamo a collaborare con una proposta che sia valida, che sia efficiente e che sia anche efficace, finalmente insomma, per la vita appunto degli universitari. Sì, l'associazione 360 Gradi come accoglie questo progetto?
Sicuramente una collaborazione sul tema dei trasporti è stata necessaria per salvaguardare e ampliare il benessere degli studenti. Infatti ovviamente non vi è una collaborazione politica, ma su questo tema che interessa tutti gli studenti del più grande Ateneo d'Abruzzo. Mi ripeta, scusi? Sì, come avete accolto? Come accolto perfettamente, questo infatti abbiamo collaborato benissimo, vi erano delle proposte già nelle nostre menti in modo separato, abbiamo coniugato perfettamente queste proposte per creare delle proposte valide. Lorenzo, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, no, appunto queste proposte sono fatte appunto per migliorare a livello di orari, a livello di costi degli abbonamenti, anche per dare veramente la possibilità di vivere appieno la città, ad esempio con le corse notturne, in maniera tale da non vedere lo studente solo come una persona che deve studiare, ma come una persona che vive effettivamente la città e che gli può portare effettivo valore. Sì, poi con questa proposta, con questa collaborazione potrete avere delle risposte che aspettate da tempo. Sì, sicuramente. Queste proposte, come ha detto anche Lorenzo, sono una diffusione di valore bidirezionale. Gli studenti apportano valore alle città e le città apportano valore agli studenti. È importante collaborare con le istituzioni. Come una vera città universitaria. Stamattina importante conferenza stampa qui a Chieti per, appunto, per presentare queste proposte sulla vita degli studenti. Sì, innanzitutto vorrei complimentarmi con i giovani democratici di Chieti che tornano ad essere attivi in questa città, in questa provincia dopo diverso tempo, e cominciano proprio con quest'atto che riguarda la città di Chieti, riguarda la provincia di Chieti, ma riguarda anche la città e la provincia di Pescara. Pescara e Chieti hanno questa grande realtà che è l'università, un'università che rispetto alle altre province è un'università di Chieti e Pescara. Quando si parla di università bisogna parlare necessariamente di queste due realtà, di queste due città, di queste due province. E queste proposte, soprattutto sui trasporti, possono consentire non soltanto agli studenti fuori sede di poter realizzare uno scambio tra queste due città, di potersi spostare in modo più agevole, cosa che un problema che è presente da molti anni in queste due città, ma deve essere il punto di partenza, partendo appunto dall'aspetto universitario, per realizzare un interscambio reale tra i ragazzi che sono a Pescara e a Chieti, e soprattutto passare da queste due città alle due province, in modo tale che l'entroterra pescarese e l'entroterra chietino possano essere più vicine rispetto a quello che in questi anni sono state purtroppo per i problemi di trasporti. Poi anche perché a livello, come hai detto poc'anzi, a livello di potenziale queste due realtà vicine, queste due grandi città vicine possono dare molto. Assolutamente sì, è proprio per questo che io sono contento oggi per tre ordini di ragione. Il primo è che Pescara e Chieti di fatto sono un agglomerato urbano senza soluzione di continuità e riusciamo con l'organizzazione giovanile a far collaborare in maniera proficua le associazioni studentesche, ma soprattutto le giovanili di Pescara e di Chieti per mettere in campo delle proposte comuni per questa città. Poi sono per queste due città. Poi sono contento soprattutto perché queste sono due proposte, quella del consigliere degli studenti e quella dell'implementazione delle corse fra Pescara e Chieti che attengono alla vita degli studenti e delle studentesse della D'Annunzio. E poi infine lasciatemi fare una menzione al fatto che oggi abbiamo anche l'onore qui nella nostra conferenza stampa di ospitare la prima uscita pubblica di Diego Ferrara come candidato sindaco della coalizione di centrosinistra per Chieti. Con lui fra poco comincerà una bellissima campagna elettorale che ci porterà a toccare la carne viva di quelli che sono i problemi di questa città e sicuramente a giocarci una vittoria per dare il cambio di passo che Chieti chiede ormai da troppi anni.